Allora, perché sono rosse? Non lo so. Comunque, iniziamo un video diverso. E questa volta vi porto con me a fare la spesa al supermercato. Voglio provare questa tipologia di video. Intanto che compro le cose, ve le faccio vedere. Senza inquadrare le persone. E sperando che non c'è la musica per copyright. Per cui, pronti? E si parte. Andiamo all'Eurospin. Vediamo che cosa troviamo, perché ormai sono le 5, mi sembra, sì. Per cui vediamo. Proviamo a vedere. Faccio questo vlog un po' strano. Un po' diverso, spero che vi piaccia, per cui venite con me. Tornata a casa. Allora vi faccio vedere la spesa che ho già messo tutto in frigo, tutto a posto, perché al supermercato c'era la musica e non volevo beccare il copyright, per cui direi che oggi oggi faccio questo video un po' diverso dal solito. Ditemi se vi piace o preferite che vi mostro i prodotti. Come nell'altro video. Intanto vi faccio vedere. Allora, ho preso limoni, banana, patate americane, salsa di pomodoro, questa qua la polpa. Ne ho presi 4. Poi ho preso questo olio extravergine d'oliva, questa insalata, praticamente 1,39 euro. Poi ho preso questi che l'altra volta l'ho assaggiato ed erano buonissime, le gallette di riso al gusto yogurt arancia, buonissime, ve le straconsiglio perché sono molto buone. Ho preso 4 pacchi. Poi birra, questa l'ho presa il mio compagno, le birre, una fatta così, poi un'altra così e un'altra questo qua, non so, io non me ne intendo, ma comunque ho preso queste 3 birre. Ho preso la confezione di tè, questo qua al Bliss. Anzi, 3 confezioni di c'è cioè tre di mela,
questo qua al 100%, però l'ho assaggiato ma non mi piace. Poi ho preso succo alla pesca, ne ho presi tre. Ho preso le patate, le cipolle, che sono queste qua, quelle normali. Ho preso questo pesce spada, ho due confezioni di pesce spada, ma l'abbiamo mangiate subito, perché una era praticamente scadeva lo stesso giorno, e invece l'altra il 25, però tanto l'abbiamo prese queste 4 euro e qualcosa, però sono buone, pesce spada questo. Allora, invece qua abbiamo preso la carne, questo, sono spiedini con pollo e alloro, 3,90 euro, ormai nel freezer. Poi, bocconcini di mozzarella, ne ho presi tre di questi, provate l'altra volta, buonissime, straconsiglio. Il pollo, le cosce di pollo, ne ho presi due. 3,89 euro. Ho preso questo pesce spada da provare, vi farò sapere. Poi ho preso i gelati, ho preso una confezione di Big Choc, cioccolato bianco e biscotto, questo qua è una novità. Poi ho preso questo bianco alla vaniglia, cioccolato bianco, questo è buonissimo. Poi salsiccia di suino e finocchio, 3 euro. Poi la novità, ho preso, c'era l'offerta, ho preso questi qua, sì, lo so, non si vedono, comunque questi sono assado per griglia marinato rosmarino, 4,39 euro. Poi questi spiedini di pollo, ah no, due ne ho presi di questi. Ho preso gli hamburger, questi qua. Poi ho preso questo qua da provare, gelato al pistacchio ricoperto con cioccolato fondente. L'ho visto così, ho detto lo devo provare. Questo ce l'avevo già. Poi ho preso questo al cocco, fatto così. Che ho detto, appena l'ho visto, ho detto no, la voglio provare. Ce ne sono dentro 4. Poi ho preso un'altra mozzarella e due salmone selvaggio. Questo l'ho provato l'altra volta, era buonissimo, straconsiglio. E per finire nel freezer due confezioni di questi Cheers al 8 bocconcini di formaggio, buonissimi anche questi. Queste sono le cose che ho preso nel freezer. Invece reparto frigo, ho preso le 10 uova confezione, poi confezione di carote, però queste sono per i figli, due confezioni di funghi, 1 e 2, poi ricotta ne ho presa una, qua no perché, poi ho preso i lamponi, questi qua sono buonissimi, ho provato a prendere questi tomini con salsa al verde, le volevo provare, questi mi sembra che costavano 2 euro e qualcosa, non mi ricordo, crescenza, due prosciutto cotto, due di questi, ma di solito non prendiamo mai queste, però le ho prese per la piedina, perché ho preso la piedina, questa qua, piedina romagnola, e volevo farmi la piedina con sottiletto e formaggio. Poi ho preso qua dentro, scusate se casino, ma allora questo
latticino fresco e erbe. Questo qua che lo volevo provare, pan di latte. E questo formaggio latteria, 2,46 euro. Ho preso questi per provarli. Poi ho preso finocchio, insalata per noi, pomodorini questi qua e cavolfiore. Però tanto a me non mi piacciono, ma le ha presi lui. Invece riparto frutta, mela per i conigli, pera, le pere, il mango, 2 di mango e 2 di avocado e la mozzarella di bufala. Queste sono quelle che ho preso, le arance c'erano già e basta. Questa praticamente è la spesa che abbiamo fatto. Allora, ho preso anche 2 di questi al gusto verdura. L'altra volta erano buoni, un po' piccanti, ma questa volta l'ho presa le verdure per provarli e ne ho presi 2. Però sono molto buoni per mangiare, diciamo, veloce. 89 centesimi, 80 centesimi, non mi ricordo. Poi reparto tramezzini, questi bianchi, hamburger mazzi, quelli grandi al sesamo. Ogni tanto facciamo il panino del McDonald's, di solito lo faccio in casa e viene molto più buono a confronto del McDonald's. Poi questi qua piccolini, però io volevo prendere questi senza semi, volevo prendere di più questi qua, ma alla fine mi ha fatto prendere pure questi e tramezzino questo qua. Poi si vanno bene tutto. E poi questo bamboletto duro e basta. Perché poi tutti gli altri ce l'avevo già. E sì, e basta, solo questi. Allora, se superavi 30 euro ti regalavano questi qua praticamente dei Simpson. Allora, questo era l'ultimo, Elisa, o Lisa, sì, aspettate, Lisa, il 22 di aprile, infatti era l'ultimo. Ogni sabato c'erano dei personaggi. Io ho Homer, che sono andata al 18, e Lisa. Tutti gli altri non ce li ho perché giustamente andare tutti i sabati a fare la spesa, sinceramente non potevo farlo. E allora alla fine ho solo questi 2. In un vlog li apriamo insieme, così vi farò vedere come sono fatti. Adesso non li apro perché sennò sto video dura troppo. Vi faccio vedere lo scontrino. Speso 179,20 euro. Questo è lo scontrino con i prezzi dell'Eurospin. Calcolate che allora, i gelati 1,65 euro, 1 euro qualcosa, bocconcini di mozzarella 2,49, noodles 89 centesimi, tranci spada 7,19, salmone 3,99. Ah, l'hanno aumentato, non l'ho visto. Ricotta fresca 79 centesimi, il cotto 1,89 euro, bufala 3,59, polpo edilizia 69 centesimi. Sì, vabbè, se ve li dico tutti. Comunque, questi sono i prezzi. Pomodoro, gallette B, 1,29 euro. Poi ho preso, vabbè, le cipolle ve l'ho fatte vedere. Questo è lo scontrino praticamente lungo. E comunque niente, ho voluto fare questo, chiamiamolo vlog di spesa, per modo di dire, perché come vedete lo scontrino è lungo. Ho voluto fare diciamo un po' diverso.
Calcolate che la pasta che avete visto di 5 kg, io la volevo prendere, ma dato che avevo il carrello strapieno, come avete visto nelle clip, non ci stava. Per cui la prossima volta, tra una settimana o due, andremo di nuovo a fare la spesa e compriamo quello che ovviamente mancherebbe. Quasi tutto, perché alla fine non è che abbiamo preso chissà cosa, anche se abbiamo speso di meno. E la collezione non l'ho fatta, peccato perché sono molto belli. Io volevo almeno il cane o queste due bimbe, Maggie e Marge, e invece alla fine ho solo due. Vabbè, comunque ve lo farò vedere in un vlog se siete curiosi, per cui seguitemi. Comunque fatemi sapere se vi piace un vlog spesa fatto così o una svuota alla spesa normale, perché così almeno si vedono tutti i nomi, eccetera. Comunque la prossima volta, se vado a fare la spesa, vi faccio vedere cosa compriamo, la pasta, eccetera, perché volevo prendere la pasta appunto di 5 kg. Ma dato che il carrello era strapieno non l'ho preso, ma la prossima volta che la prendo ve la farò vedere. Anche se siamo in due, almeno facciamo una spesa bella che deve durare almeno 2-3 settimane. Di solito noi ci se facciamo una spesa grossa come così, per quelli che mi seguono lo vedono, di solito 2-3 settimane ci avanza, anche un mese se abbiamo ancora la spesa che abbiamo fatto. E niente, questo è tutto. Detto questo, io vi ho fatto vedere tutto. Fatemi sapere voi dove andate a fare la spesa. Per il momento noi facciamo così e andiamo qua all'Eurospin perché è il più vicino. Tutti gli altri non mi piacciono. Ogni tanto anche la Lidl, ogni tanto dipende. Comunque niente, aspetto i vostri commenti qui sotto di dove andate a fare la spesa. E detto questo, ci vediamo al prossimo vlog o prossimo video. Ciao!